Navigare nello spazio 3D, come ci si muove all'interno dello spazio tridimensionale di Blender. Beh, prima di parlare degli aspetti che riguardano la visualizzazione, dello spazio tridimensionale, è opportuno fare una piccola parentesi e vedere quello che è il pannello delle proprietà, diciamo la nostra camera di controllo del programma, ovvero nelle preferenze. Andiamo sotto il menu File, User Preferences, Preferenze utente, e qui avremo una serie di quadri, una serie di pannelli, dove è possibile impostare tutte quelle che sono le modalità preferibili appunto dall'utente. È possibile sostanzialmente personalizzare il programma da qui. Come vediamo c'è un pannello per esempio dedicato ai colori del programma e quindi possiamo cambiare il colore dello sfondo, il colore degli oggetti selezionati e così via. C'è una sezione dedicata ai plugin, alle estensioni, ce ne sono molte, molte predisposte, vanno semplicemente attivate, altre sono scaricabili dalla rete, tutto chiaramente open source. E ci sono altre sezioni dedicate appunto a, per esempio, l'utilizzo di una scheda grafica dedicata. E quello che ci interessa, non entreremo chiaramente nel merito di questi settaggi, che grosso modo sono già buoni, quelli che sono predisposti di default, ma quello che ci interessa invece è modificare perché ci renderà più comodo e più agevole appunto l'utilizzo del programma, sono pochi comandi, poche opzioni, in particolare nella sezione interfaccia, interface. Sarebbe opportuno, io uso comodamente il programma tenendo attivi le opzioni Zoom to Mouse Position, Rotate Around Selection e Auto Perspective. Sono modalità che rendono più comodo l'utilizzo dello zoom sostanzialmente e dell'orbit e del cambio delle viste dalle viste ortogonali alle viste prospettiche. Altra cosa che è bene attivare o verificare è nella sezione input. Qui uno strumento di grande comodità è questo Continuous Grab, che è un sistema che permette di non interrompere un'azione fatta gestualmente, quindi muovendo il mouse e non dando un input numerico. E appunto senza essere interrotta dai limiti del monitor. In alcuni casi, nel caso per esempio dei computer portatili che non hanno un tastierino numerico dedicato, può essere, anzi è abbastanza indispensabile attivare anche questa opzione Emulate Numpad, visto che al tastierino numerico sono sono collegate importanti funzioni legate alla visualizzazione, quindi chi non avesse il tastierino numerico, è opportuno che attivi appunto questa opzione. Nel caso poi in cui non si avesse il mouse a tre pulsanti, sono i vecchi mouse del Mac, per esempio, è possibile farlo, è possibile simularlo attraverso quest'altra opzione, Emulate 3 Button Mouse. Bene, fatte queste modifiche, possiamo chiudere e andare al programma. Come abbiamo visto, non è stato necessario dare un ok. Questo perché il programma appunto non funziona attraverso una accettazione dei valori impostati, ma quando si cambia un valore, quello vi subito viene subito appunto messo in atto, viene reso subito attivo. L'unica cosa che va detta è che queste modifiche sono modifiche che ogni volta che si riapre il programma vanno rifatte, a meno che non si voglia, ed è forse opportuno farlo, salvarle come preferenza utente. In quel caso, quando si fa questa modifica, quindi si va sotto User Preferences, fatte le opportune appunto modifiche, quelle che abbiamo appena fatto, si può cliccare su Save User Settings. In questo modo, appunto, questi settaggi verranno salvati. È una cosa che bisogna fare con attenzione, ovvero
insieme ai settaggi delle preferenze utente verrà salvato anche la scena così com'è, gli oggetti presenti nella scena, e quali sono le finestre presenti nel layout. Quindi sostanzialmente si fa una sorta di snapshot, di fotografia di quello che è il modo in cui è impostato in questo momento il programma, e quello sarà il modo attraverso cui poi verrà riaperto ad una nuova, appunto, apertura del software. E niente paura, nel senso che in ogni momento è possibile andare sotto File, cliccare su Load Factory Settings e quindi reimpostare quelli che sono i settaggi di fabbrica, come si suol dire, cioè i settaggi di default. E quindi, se abbiamo combinato un casino, possiamo tranquillamente ripristinare lo stato iniziale senza preoccuparci troppo. Bene, fatta questa premessa necessaria, fatte soprattutto le modifiche che ci servono appunto per proseguire il nostro lavoro, parliamo di visualizzazione. Navigazione, come navighiamo in questo spazio? Beh, tutto sostanzialmente passa attraverso il tasto centrale del mouse, la rotella. La rotella che chiaramente, se è fatta scorrere avanti e indietro, sarà uno zoom, ci avviciniamo, ci allontaniamo. Se è tenuta premuta, quindi tenendo premuto il pulsante centrale del mouse, creerà, cioè produrrà un effetto di orbitazione, quindi gireremo attorno al nostro oggetto sostanzialmente, mentre tenendo premuto il tasto centrale del mouse insieme al tasto Shift faremo quello che in gergo viene chiamato panoramica, ovvero ci sposteremo parallelamente rispetto al quadro. Ok, bene, queste sono, diciamo, le principali operazioni di movimento attorno, appunto, del nostro spazio, nostro spazio tridimensionale. È chiaro che per gli architetti, i progettisti, è fondamentale utilizzare anche delle viste non prospettiche, delle viste parallele, proiezioni ortogonali principalmente, e questo viene fatto o attraverso un menu, che è quello che sta nella barra della nostra finestra 3D View. Quindi sotto View avremo le viste canoniche, destra, sinistra, davanti, dietro, sopra, sotto, oppure più agevolmente lo si può fare attraverso l'uso del tastierino numerico che abbiamo visto e che sarà simulato per quanto riguarda i portatili che non avendo il tastierino numerico, hanno attivato l'opzione Emulate Numpad. E quindi come funziona? Tasto 1, vista frontale, ortogonale. Vediamo su in alto, abbiamo una scritta che ci ricorda qual è la posizione, qual è la condizione visuale che stiamo utilizzando. Tasto 3, vista destra, ortogonale, proiezione ortogonale, destra. Tasto 7, top, pianta. Quindi abbiamo, attraverso questi tre numeri dispari, 1, 3 e 7, abbiamo la visualizzazione, le visualizzazioni principali. Le stesse visualizzazioni possono essere invertite, quindi anziché front andremo in bot, in back, utilizzando il tasto Ctrl insieme al tasto 1. Ctrl 3 ci permetterà una vista da sinistra, Ctrl 7 una vista dal di sotto, bottom. Ok? In qualsiasi momento, ripremendo il tasto centrale del mouse, possiamo riposizionarci in una vista che, come vediamo, è prospettica. Questo è esattamente l'effetto che produce l'auto perspective, l'opzione auto perspective che abbiamo attivato poco fa. Col tasto 5 possiamo comunque passare da una vista prospettica a una vista parallela, e quindi a una vista assonometrica. E di nuovo col tasto 5 ripristinare la vista prospettica. Quindi 1, 3, 7, 5. Sostanzialmente sono i numeri dispari, perché i numeri pari sono invece destinati a fare dei piccoli scostamenti, quindi ruotare verso sinistra o verso destra utilizzando il 4 e il 6, verso sopra e verso sotto utilizzando l'8 e il 2. Chi ha il tastierino numerico riconoscerà appunto una posizione sostanzialmente a croce dei numeri dispari rispetto dei numeri pari, appunto, rispetto al tastierino, che renderà più chiaro, appunto, più automatico il sistema di movimento.
Quindi, se vogliamo per esempio ruotare in vista in proiezione ortogonale il prospetto del nostro oggetto, girarci attorno, possiamo utilizzare il tasto 6 e quindi fare una sorta di appunto panoramica tutta attorno all'oggetto. Oltre a questi tasti, quindi abbiamo visto l'1, 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7 e l'8, il tasto 0 ci permette di visualizzare quello che sta inquadrando la camera. Non l'abbiamo detto, ma quando comincia una nuova scena, l'impostazione di default prevede nel nostro spazio di lavoro, chiaramente uno spazio cartesiano che è segnato, come vediamo, da una griglia con un asse rosso, un asse verde che indicano le due posizioni, le due direzioni X e Y e una direzione blu che è quella delle Z. Oltre appunto al nostro quadro abbiamo un oggetto che è questo cubo e poi abbiamo una camera che è questa piramide che sostanzialmente appunto riproduce quella che può essere quella che è la direzione dei raggi visuali e un elemento luminoso, una sorgente luminosa, in questo caso appunto una sorgente Omni, molto debole, ma diciamo che questo è il minimo necessario per far partire un rendering. Per questo, questo diciamo, è il modo attraverso cui il programma parte, perché se non abbiamo questi tre elementi, cioè un oggetto che guarda, un oggetto da riprendere, un oggetto che produce un po' di luce, chiaramente non possiamo fare alcun rendering. Beh, dicevamo, appunto il tasto 0 è quello che ci mette nella posizione della camera. È possibile, a questo punto, dopo aver parlato di layout, sappiamo come creare diverse finestre, è possibile quindi avere delle visualizzazioni. Cancelliamo i pannelli che non ci interessano, la tool shelf in questo caso non ci serve, è possibile quindi avere delle visualizzazioni che ci raccontano quindi l'oggetto in più viste, quindi per esempio una vista dall'alto, una vista frontale e una vista che è quella della camera, che poi sarà ovviamente il rendering prodotto. La modifica della camera e quindi della posizione della nostra inquadratura può essere fatta in diversi modi. La camera è comunque un oggetto presente nella scena e può essere spostato, mosso, ruotato. Chiaramente queste operazioni sono operazioni che sono collegate alla trasformazione di oggetti, quindi ne parleremo nel momento in cui parleremo appunto di questo argomento. È possibile comunque, in ogni caso, anche visualizzare quelli che sono gli altri comandi che permettono di modificare l'inquadratura, sempre sotto il menu Visualizza. In particolare, per esempio, è possibile attivare una fly navigation, ovvero un sistema che, ecco, conviene farlo da questa parte, visualizza navigation fly, che permette di, muovendo il mouse senza premere nulla e la rotella andando avanti e indietro, sostanzialmente di spostare l'oggetto, un po' come se avessimo un joystick, in funzione della distanza dal mirino. Aumenteremo o ridurremo quella che è la velocità del nostro spostamento. Ecco, questa è una opzione che si può cominciare a utilizzare, anche se poi vedremo come è possibile gestire la camera in maniera molto più completa e molto più precisa. Ecco, l'ultima cosa che possiamo dire per chiudere il discorso sulla visualizzazione è la modalità di visualizzazione. Quale modalità di visualizzazione utilizziamo? In questo momento stiamo vedendo un oggetto che è un oggetto opaco, viene definita solid la modalità attraverso cui stiamo lavorando, quindi vediamo sostanzialmente il colore dell'oggetto, non ne vediamo le texture, anche se in questo caso non ce ne applicate, ma se ce ne fossero non le vedremmo. E come facciamo a modificare la visualizzazione? Per esempio per vedere l'oggetto in wireframe, l'opzione si trova tra queste, in questo menu, quindi questo pulsante, è il caso quindi dell'opzione wireframe.
Passare dalla visualizzazione solida alla visualizzazione wireframe è un passaggio che può essere fatto più velocemente utilizzando il tasto Z. Come vediamo, in funzione di qual è la finestra su cui si trova il nostro cursore, automaticamente è lì che avverrà la trasformazione, il cambio di visualizzazione. Le altre modalità di visualizzazione non ci interessano per adesso, sono interessanti soprattutto nel momento in cui si parla di rendering, quindi abbiamo la possibilità di visualizzare testurizzato o renderizzato addirittura l'oggetto appunto in tempo reale, direttamente appunto nello spazio 3D. Beh, detto questo, anche questo argomento sostanzialmente può essere chiuso.